Scusa, se non è in ordine, madonna, sticavi, madonna! Ho sminchiato tutto, aspettate 2 secondi. Ciao raga, oggi voglio fare un video molto diverso dal solito. Infatti GTA lo giocheremo? Sì, ma solo la storia, ora vi spiego anche il perché. Voglio iniziare una serie, o almeno spero che sarà una serie, non sarà un video solo, dove vado a, tra virgolette, reagire a life hack di GTA e li vado a testare per o smentirli o confermarli. In questo caso oggi prenderemo un video da YouTube. Ah, comunque sono sincero, l'idea mi è venuta grazie a questo YouTuber qua. Lui prova i TikTok. Almeno i life hack di Minecraft, i TikTok, trucchetti e robe del genere. E mi è venuta l'idea di, non so se si può dire copiare, ma prendere esempio dai suoi video e portarli su GTA, dato che a me piace GTA, gioco a GTA e i video li faccio su GTA. Detto questo, iniziamo subito con il video che ha un volume altissimo. Ok, iniziamo subito con il video. Questo ragazzo ci sta dicendo che è riuscito a completare GTA in 5 minuti facendo dei step, una serie di step che andremo a provare e ora osserviamo quello che bisogna fare per finire GTA in 5 minuti. Io non so quanto possa essere veritiero, dico dall'inizio, non l'ho provato ma un'idea ce l'ho. Lui fa esplodere un estintore sparandoci sopra. Ok, l'estintore scoppia. Poi si reca qui vicino all'albero di Natale durante il prologo e qui dice di aspettare 30 secondi. E dopo questi 30 secondi lui fa un taglio. Dopo questi 30 secondi vi verrà droppata una key, una chiave. Cosa che finora nessuno ha mai sentito parlare. La cosa bella è che questo video ha anche tante views e tanti like comparati ai dislike. Lui, andando avanti nel prologo, va qua, davanti a questa porta, e premendo sulla tastiera E, che noi sul pad proveremo a premere tutti i tasti, ma penso già che non succederà mai niente. Premendo E, il personaggio si compenetra nella porta, facendo l'animazione di aprire la porta, dunque già mi puzza un po' di mod. Più che altro scassinare la porta, sembra. E si entra in questa stanza che nessuno ha mai visto. Una stanza strana e la mia curiosità è, esiste veramente questa stanza? Perché sul radar, in questo video, c'è la stanza. Ma se esiste veramente, riusciamo a entrarci dentro? Vedremo tutto dopo. Nel video dice di continuare avanti a fare il prologo, come dovrebbe essere normale. E per chi non sapesse, in questo punto della mappa, se uscite fuori dalla strada, in questo punto qua, sotto questo ponte, c'è un easter egg, un alieno sotto il ghiaccio. Lui, in poche parole, ci dice di andare qua, da questo alieno. Fa anche uno zoom per far vedere che è lì. E magicamente spawnano 3 alieni con la minigun, quella nuova. Com'è che si chiama? Fabbrica Vedove? Sì, è quella. E già da questo mi fa pensare come fanno degli alieni a spawnare con la Fabbrica Vedove in una missione che è stata creata con l'uscita del gioco e quelle armi non sono uscite col gioco, ma sono uscite in un DLC che è uscito anche svariati anni dopo. Aspetta, ma era uscito con un DLC? No, non mi, oddio, non mi ricordo. Vabbè, perdonatemi, non sono sicuro se è uscito con un DLC, ma di una cosa sono sicuro, che non è uscito col gioco. Lui, andando avanti, muore, perché questi alieni lo distruggono. Dopo ritorna qua, allora ci dice che abbiamo bisogno dell'invincibilità, perché sono troppo forti. Dunque, qui iniziano a sparare e siccome ha l'invincibilità non muore. E lui piano piano spara a tutti e 5. Schermo nero.
così. Scusa. C'è un caricamento. Aspetta, non lo vedete voi, aspetta. Scusami, perché c'è un caricamento? Cinematica Editor Rockstar punta sui tre personaggi di GTA che tranquillamente, dopo essere inseguiti, che stanno facendo una rapina, si accostano tranquillamente così, ma tranquillamente sul ghiaccio con degli alieni dietro, dopo aver fatto una rapina, e ricordiamo che sono ricercati in questo momento. Che poi i tre personaggi di GTA, me ne sono accorto ora, cosa ho detto? Brad non è un personaggio, non è uno dei personaggi di GTA, cioè sì, è un, ma non è uno dei protagonisti, non è uno dei tre protagonisti, ecco. E poi appare Rockstar North e i soliti titoli di coda dopo aver finito un videogioco. Ok, eccoci qua con la schermata della nostra PS4. Vi posso spiegare, cioè, era per fare un platino. Sì, ho pagato, quant'era, 7 euro per fare un trofeo platino, sì. Non su questo account ovviamente, però. Scusate, mi piace avere tanti trofei platino, tanti, ne ho 5, non so niente. Però ne vado fiero di averli. Dunque, avviamo subito GTA 5 e andiamo a vedere se... Anzi, andiamo a sfatare questa cosa. Ok, eccoci qua sulla storia. Ora, intanto, prima cosa che facciamo è... Audio, abbassiamo un po' l'audio. Seconda cosa, facciamo quello che ci ha detto lo youtuber di fare. Allora, la prima cosa che ci diceva di fare nel video è di far scoppiare l'estintore. E fin qua ci siamo. Andando di qua... Andiamo qua e aspettiamo 30 secondi. 30 secondi ormai già passati. E... Ok, nessuna chiave. Già questo potrebbe smentire tutto. Passiamo di qua. Ma diamogli fiducia, magari non so, c'è la data, non c'è uscito il messaggio. Impossibile. Ma facciamo finta che sia così. Ok, una volta arrivati a questo punto, lui entra in questa stanza. Che, guardate, sulla mappa risulta esserci. Questa è una cosa curiosa e dopo ci entreremo, tranquilli. Allora, lui premeva E sulla tastiera, che in teoria su GTA potrebbe essere benissimamente la freccia destra. Anche se io sto premendo tutti i tasti e nessuno di questi è quello che mi fa entrare. Vado qui e scendo. Dove sono i miei cazzo di alieni? Dove sono i miei cazzo di alieni? Dove? Non spawnano. Dunque... Qualcosa qui mi dice che non è fattibile. Ma Kirito, ma lui stava giocando a GTA 5 versione per PC. E tu l'hai fatto su PS4. Veramente dobbiamo anche provarlo su PC? Nessun problema. Perché sono anche curioso di una cosa. Ed eccoci qua con la versione per PC. Io ricordo che avevo un salvataggio di GTA al 100%, dunque dovremmo caricare una nuova partita. Comunque sotto nei commenti ditemi se vi possono piacere dei video fatti così, una serie fatta così con io che vado a smentire oppure confermare dei video di trucchetti, life hack di GTA, che magari possiamo anche imparare cose nuove che finora erano state ignorate, oppure gente che non ha giocato tantissimo a GTA, oppure gente che semplicemente non ha giocato tanto scopre cose nuove. Ok, come sempre abbassiamo il volume. Vi dico già, non sto a girarci tanto intorno. Se non mi dà la chiave, non vado a far niente. Però ero curioso di vedere quella stanza lì che sulla mappa appare. Che stanza è? Ero curioso proprio di vederla. Ora, cortesemente, fammi passare qui, fammi pa... Comunque, riesco a giocare meglio da pad, ok. E qui dobbiamo aspettare 30 secondi, mitici 30 secondi. Com'era ormai scontato dire, non mi ha droppato nessuna chiave. Dunque, andiamo di qua.
E continuiamo a fare la missione fino al punto che mi interessava vedere quella cosa lì. Perché forse quel video, quando è entrato in quella stanza lì, quella stanza sulla mappa c'è sul radar. Ecco, così lo vediamo per bene. Io intendo, se non avete ancora capito, io intendo questa stanza qui. Lui c'è entrato dentro, questa è la porta dove aveva detto di premere E. Lui c'è entrato dentro. E c'era effettivamente una stanza e anche sul radar viene indicata questa stanza. Ora la vera domanda, c'è veramente questa stanza? Perché se c'è veramente, io non la conoscevo, fatemi sapere voi, ma io non avevo la minima idea di quella stanza, non l'avevo mai notata né sul radar e né c'ero mai entrato in qualche modo. Come cazzo si cambiava il personaggio? Oh, fermi, fermi, fermi! Come cazzo si cambiava il personaggio? Ah, così, ok. Piccoli problemi tecnici. Allora, siamo davanti a questa porta qui. Se premiamo E, ovviamente non ce la fa aprire. Ma volevo vedere se in qualche modo riusciamo a entrare dentro, tipo con un teleport. Oh mio Dio, esiste veramente. Non l'ho mai vista su GTA. Ok, non mi fa cambiare arma. Non l'ho mai vista questa stanza su GTA. E oddio. Bobcat Security. Cioè, comunque è una stanza per la sicurezza di questa banca, dove ci stanno i PC, gli archivi, sì, le telecamere, tutto più o meno. A quanto sembra, prima della rapina è stata ribaltata questa sedia. Probabilmente uno che lavorava qui, un operatore, ha sentito degli spari oppure ha visto la scena. Se ne co ha iniziato a correre e ha ribaltato la sedia. Dunque, Madonna, non sapevo di sta cosa io. Comunque, nel suo fake c'è un po' di verità. Cioè, nel senso, non è una verità, ma c'è comunque questa stanza qui che è molto interessante. Comunque, dopo aver visto che questo video è fake, è palesemente fake, penso che l'abbia fatto un po' per ironizzare, ma non ne sono sicuro perché non sono andato a vedere per bene tipo i commenti o altri video inerenti a quel video o robe del genere. Nel suo canale non l'ho visto, ho visto solo quel video. Dunque, detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare like, iscrivervi al canale, condividere questo video con dei vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!